Non c'è bisogno. Buongiorno. Oggi siamo qui a bordo del peschereccio Nuovo Pesce Volante per la liberazione della tartaruga Marianna. Marianna è una caretta che è arrivata nel centro di primo soccorso di Zoomarin il 30 agosto, aveva una brutta infezione, ha passato il periodo della sua lunga degenza nel nostro centro e adesso ha passato tutti gli esami ed è pronta per essere rilasciata in mare. Abbiamo appena liberato la tartaruga Marianna, siamo contentissimi. Volevo di nuovo ringraziare a nome della squadra di Zoomarin e della Zoomarin Trastollus il commissario Antonio che ci ha accompagnato questa mattina. Grazie commissario. Grazie a voi, grazie della vostra collaborazione. Noi come Polizia di Stato vi siamo vicini in ogni momento della vostra attività con la squadra nautica della Polizia di Stato di Anzio e alla prossima. Grazie commissario. Ringraziamo anche Lorenzo, il comandante dell'imbarcazione Nuovo Pesce Volante. Grazie per averci accompagnato questa mattina. È stato un piacere, alla prossima pure per me. Sempre disponibile per fare questi tipi di salvataggi. Ci tengo a ringraziarvi anche per tutta l'attività che fate di raccolta della plastica in mare. Grazie davvero. E ringraziamo anche Vittorio che è qui con noi in rappresentanza dei guardiaparchi che hanno raccolto a Tor Caldara la tartaruga Marianna quando era in difficoltà il 30 di agosto. 30 di agosto, sì. Noi siamo felicissimi, queste sono giornate interessanti e danno ottimi risultati. Siamo sempre pronti a cercare di recuperare queste tartarughe in qualsiasi situazione. Poi faremo un incontro con tutto il personale, diciamo, dei pescatori per dare delle informazioni sulle attività di recupero delle stesse. Sicuramente una giornata importante perché con la liberazione di Marianna si riapre di nuovo la speranza per questa tartaruga che altrimenti non avrebbe avuto ovviamente lunga vita in mare. Invece da oggi si riparte e per lei ovviamente grandi prospettive. L'aspettiamo presto sulle spiagge delle coste del Lazio per deporre le prime uova.